vostra TV che parla sempre chiaro e pulito. Bene, ora andiamo immediatamente con la scuola di musica di Gorizia, il Gorizian se sveglia, olè, te credo. Bene, qua siamo a scuola di musica, siamo in via Overdan, eccoci qua, i sigilli della scuola chiusa per il fallimento, perché ieri l'hanno aperta perché c'era una protesta, per ricordare anche che ci sono una marea di insegnanti che sono tutti senza paga, senza... da 7 mesi, una cosa veramente impressionante. Però oggi leggevo il giornale, il sindaco dice tutta una cosa inutile. Però noi invece andiamo a intervistare sia la destra che la sinistra e andiamo a sentire, gli ho detto che per me è troppo tardi, doveva svegliarsi prima, no? Invece le cose se le va sempre all'ultimo minuto. Andiamo a vedere un attimo cosa dicono il presidente comunale Roldo. Adesso andremo a sentire un attimo, intanto andiamo a vedere un po', qua c'è Cingolani, qua c'è il grande maestro Grandi, c'è anche sua sorella, sentiamo. Senta, ma non dovevate svegliarvi prima? O no? Mi contava sulla lunghezza dei tempi. Non risponde però. Ma no, non ti rispondo perché... Perché non ti rispondo? Allora, noi abbiamo saputo di questo 2 mesi fa. 2 mesi fa? 2 mesi fa, non prima. Dopo casca la... Cioè, perché è sempre stato... ogni anno la fondazione aveva problemi finanziari e ogni anno li abbiamo risolti, no? Con la regione, la provincia, il comune. È da pensare che il comune ha versato dal 2000 ad oggi 816.000 euro alla fondazione musicale. Cioè è sempre stata aiutata perché possa portare avanti l'insegnamento. Però adesso... in un momento particolare non si riesce a capire come da un anno all'altro si è arrivati a 600 e rotti mila euro. Chi è la colpa? La colpa di chi è? Ma di questo... non ho da dare colpa di queste spese. È da verificare. Io non lo so perché non sono dentro nella... faccio parte del consiglio di amministrazione della fondazione, perciò non può sapere. Non so, non ho visto i bilanci, ho letto come ha letto lei dai giornali, dalla stampa, dalla televisione. Grazie mille. Bene, allora andiamo a sentire la sinistra e adesso andiamo a sentire il professor Cingolani. Signor Cingolani, ma non è un po' troppo tardi? Adesso è più che altro una buona pubblicità per voi o no? Non si poteva svegliarsi prima? Prima che chiudesse, prima che... se arrivassi a questo punto. Certo che si doveva svegliarsi prima. Cioè, chi guarda i bilanci per statuto una volta all'anno doveva accorgersi che c'era un passivo che dal 2011 al 2013 è più che raddoppiato. Siamo passati da 250.000 euro del 2010 ai 620.000 euro del 2013. Non era accettabile. Il Consiglio d'amministrazione è stato assolutamente inerte. Dico io, inadeguato. Da esatto, ma la colpa di chi è? Chi doveva svegliarsi? È chiaro che i bilanci vengono fatti vedere una volta all'anno all'amministrazione comunale, cioè al sindaco. Sì. Il sindaco non nel 2014, ma nel 2011 doveva accorgersi che se il passivo cresce vertiginosamente c'è qualcosa che non va. Bisognava subito intervenire, non aspettare che si arrivasse al punto del fallimento. Questa è stata la incapacità dal punto di vista di chi doveva vigilare e amministrare. Senta, è chiaro che bisognava agire prima. Oggi però siamo di fronte a un fallimento che non sta in piedi, perché il fallimento si basa sul fatto che l'istituto di musica sia un'impresa a scopo commerciale. Questo non è accettabile, è assurdo. Perché è assurdo e non è accettabile? Perché per 2/3 l'ente era finanziato da enti pubblici e questi finanziamenti li prendeva dichiarando che non si tratta di un ente con scopo commerciale, con scopo di lucro. Certo. Quindi è chiaro che il fallimento è basato su un presupposto assolutamente sbagliato. Questo fallimento che cancella l'istituto di musica e dà un ennesimo colpo a Gorizia, noi cittadini che abbiamo a cuore l'istituto di musica della città dobbiamo reagire. Mi pare che oggi questo si è potuto fare. Senta, signor Cingolani, però io vedo che la cittadinanza goriziana si sveglia assai lentamente, quando che le pentole arrivano in testa alla fine, no? Perché ci sono 900 famiglie che hanno problemi da mangiare, però nessuno non si fa vivo, no? Quando che c'è da protestare, sempre all'ultimo minuto. Bisognerebbe che Gorizia si svegli un po', no? Esatto, esatto. È vero, no, signor Cingolani? Siamo stati abituati a subire, no? Ecco,
adesso dobbiamo dire basta, non sì. solo su, da questo punto di vista, ma tutte le volte che la nostra città è penalizzata, non come dire, contro i propri meriti, contro la giustizia, e guarda, sì. le volte in cui questo avviene sono tante. Si può fare qualcosa o no? Alla sì. sanità. Si può fare qualcosa sì. o no? Certo, per esempio questo ricorso è una cosa che possiamo fare e che noi cittadini dobbiamo fare. Esatto. Speriamo è un modo per reagire su questa cosa, no? Speriamo che si svegliano un po' questi cittadini. Qualche segnale c'è. Va bene, speriamo grazie mille. Bene. Sì, grazie mille e buon lavoro. Bene, allora ringrazio il professor Cingolani che ci ha detto la sua anche. Ebbene, allora vi faccio vedere l'inaugurazione di quell'epoca. Diciamo era il 12/3/2012. Qua c'è l'inaugurazione di questo bellissimo edificio dove che qua ha soggiornato Napoleone Bonaparte quando che era a Gorizia. Guardate il pienone stratosferico per questa grande inaugurazione. Non vi faccio vedere il tutto perché veramente se no è troppo, no? Qua c'era, per ogni sala c'era questa musica. Io dovrei avere anche dei filmati molto vecchi dell'epoca, prima del restauro di questo locale, però ho appena fatto il trasloco, sono da solo, ho tanti problemi anche di vista e mi fa un po' di difficoltà. Bene, comunque vi devo ricordare, adesso avremo l'intervista con l'assessore in quell'epoca, guardate che pienone, l'assessore regionale Rodolfo Zibella, che in quell'epoca era consigliere. Ho fatto 4 anni di chitarra classica e mi ricordo l'emozione che provavo quando salivo quelle scale, quelle che conducono alla sala principale, bellissima, queste scale dove facevo le lezioni di chitarra, la sala piano terra dove facevo teoria e solfeggio, poi sono scappato, non ho sostenuto l'esame di teoria e solfeggio e ho cessato, però davvero un bellissimo restauro, una parte centralissima della città, si distribuisce alla città un patrimonio di edilizio bellissimo, mi auguro davvero, è una stupenda cornice proprio per i ragazzi che continueranno a studiare, che hanno studiato da 50 anni e continueranno a studiare musica. Bene, saluto allora il consigliere regionale Rodolfo Ziberna che diceva per altri 50 anni, se si è sbagliato caro Ziberna, ha durato soltanto 2 anni. Bene, allora lo salutiamo questo grande personaggio e adesso andiamo invece con l'intervista all'assessore regionale Torrenti, eccolo qua, per la scuola di musica, l'assessore Gianni Torrenti. Del Friuli Venezia Giulia, l'assessore alla cultura. Sentiamo cosa dice. Allora, lei è l'assessore, scusi? Regionale alla cultura. Senta, allora, visto che lei è qua, noi siamo della TV del Popolo, si chiama Gorizia TV, siamo 16 anni che andiamo in onda, le vorrei chiedere, come mai che la regione non riesce a salvare questa scuola di musica che è da 200 anni? Come mai? La regione in realtà è l'unico soggetto pubblico non socio della scuola, no? Veniva, finanziava, lo sta finanziando, però il problema lì è che da 40-50 anni che la scuola è in difficoltà, perché evidentemente ha dei costi largamente superiori a quelli che sono, diciamo, le altre scuole di musica, quindi i suoi competitori. E quindi il problema non è che la regione, che insomma, sempre molto finanziata scuola di musica come unica scuola di musica così largamente finanziata in tutte queste decine d'anni, ma in che modo questa scuola con il risorso binario non riesce a stare in piedi a differenza di altri. A questo punto ovviamente è troppo tardi perché il tribunale, riconoscendo la prevalenza commerciale della scuola, che noi non condividiamo, cioè nel senso che non riusciamo a comprendere da cosa è partita, questa è dichiarata fallita. E quindi diciamo che la chance successiva è quella che la scuola si possa rifondare come associazione con gli insegnanti in un accordo col comune che possa dare gli spazi, ma che utilizzi le leggi ordinarie di finanziamento come la scuola di Fara, come la scuola di Bonfart, come tutte le altre scuole di musica della regione. Qui c'era sì. evidentemente una storia che però non si coniugava con una capacità amministrativa adeguata a quelli che erano i costi. Però senta una cosa, adesso questi personaggi, queste maestre, questi professori, questi alunni saranno tutti in strada? Beh, allora, diciamo che... Senza paga, attualmente. Diciamo, in questo momento sono stipendiati, se mi risulta, fino a marzo, adesso non so come è la situazione. Però per quanto riguardava il nostro intervento rispetto almeno alle liquidazioni non accantonate, eccetera, avevamo dato garanzie. Purtroppo questa accelerazione che ha fatto il Tribunale ci impedisce di intervenire in questa fase qua. So che il prefetto, che ha convocato un tavolo nei giorni scorsi, ha intenzione di incontrare il giudice per comprendere eventuali evoluzioni, e la regione sarà comunque a fianco, diciamo, per quello che è possibile, diciamo, della scuola, almeno per riconoscere quello che hanno maturato fino adesso. In futuro, ripeto, come tutti gli altri insegnanti di musica, diciamo, dovranno trovare una forma associativa per poter rilanciare la scuola attraverso leggi ordinarie e come gli altri.
Senta, il peccato è che è appena stata fatta l'inaugurazione di quel bellissimo locale, no? Dove che ha dormito Napoleone Bonaparte anche, no? È stata appena inaugurata e adesso chiudiamo la scuola, è proprio un peccato, diciamo, no? Un peccato proprio. È peccato perdere 100.000 euro l'anno da anni di fondi pubblici, no? Quello è il problema. Esatto. È peccato quello. Cioè non è possibile che una scuola fa 600.000 euro di debito con 250.000 di fatturato, quindi ci rimette due anni e mezzo di fatturato in pochi anni senza che ci sia nessuna reazione da parte dei suoi soci, quello è il problema. È chiaro che non si dovrebbe arrivare a questo punto. Bene, signor Assessore, qua andiamo proprio nel culmine della cosa. Niente, allora comunque speriamo che la regione riesca a tutelare un po' anche gli alunni, perché è importante gli alunni, no? Questi ragazzi, questi bambini che vanno a scuola, ecco. La musica è sempre una cosa importante, lei che è della cultura, certo, no? Certamente, la musica è fondamentale, il problema ovviamente è che Gorizia non regge 8 scuole di musica, la regione non regge 100, bisogna una razionalizzazione complessiva del sistema. La crisi irreversibile, esatto, della fondazione da, come dire, forse può dare il via a una razionalizzazione di un sistema, cercare di mettersi assieme, diciamo non possiamo avere scuole di musica così piccole, così diffuse, tutte che hanno problemi economici, e quindi insomma speriamo che questo evento assolutamente infelice, ma possa essere il punto di partenza invece per una ricostruzione di un sistema che guardi il futuro e che non vada avanti in modo così, diciamo, pesante. Storicamente pesante, preferenziale e costoso, che le famiglie e le istituzioni non riescono più a leggere. Bene, sento il signor Assessore, io la saluto, grazie mille, grazie. E buon lavoro. Grazie. Bene, saluto l'assessore regionale della cultura Gianni Torrenti e adesso andiamo.